Questo programma è offerto da Una fuga di gas, è questo quello che ha causato l'esplosione in un appartamento in via Enrico Toti a Palermo. Grande paura e panico per le vie del quartiere, dove si trovava l'abitazione occupata da un marocchino di 44 anni, Nadir Ahmed, rimasto vittima dell'esplosione, ed un tunisino, quest'ultimo ricoverato a seguito delle ustioni riportate su tutto il corpo. Ad intervenire prontamente sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero scattate dopo che uno dei due ha acceso la luce di casa e, a seguito di una fuga di gas, sarebbe avvenuta una violenta esplosione. Sull'episodio indaga la polizia. Attimi di panico a Palermo a causa di un allarme bomba scattato nei pressi del carcere Ucciardone. Traffico bloccato in tutta la zona per permettere agli artificieri di intervenire e far brillare la valigetta sospetta. Alla fine risultata innocua. Dagli amici mi guarda Dio, dai nemici mi guardo io. Ma forse l'assessore di Villabate, Giovanni Pietarresi, non si è poi guardato tanto bene le spalle. Infatti fa sapere attraverso uno status postato ieri su uno dei più famosi social network che la sua utilitaria, posteggiata in prossimità del comune, è stata danneggiata da ignoti. Graffiti disegnati sulla fiancata dell'auto, uno sfregio nei confronti di un volto rappresentante dell'amministrazione. Nelle ultime ore il nome di Giovanni Pietarresi è stato sulla bocca di tutti, sui giornali e sulle televisioni locali, grazie all'ormai nota messa in funzione dell'orologio del paese di Villabate. Sarà stato proprio il ticchettio delle lancette che sono tornate a funzionare e a dare fastidio a qualcuno? Ma ciò che è successo è un atto vandalico che lascia perplessi un po' tutti e che indigna tutta la cittadinanza. Due agenti segreti dell'AISI si sono finti avvocati per incontrare in carcere l'ex capomafia di Bagheria Sergio Flamia, un comportamento ritenuto illegittimo e che riporta all'inchiesta sul protocollo Farfalla, patto stipulato nel 2004 fra i vertici dei servizi. All'epoca c'era il SISD diretto da Mario Mori e il Dipartimento delle Carceri. I PM Di Matteo, Tartaglia, Del Bene e Teresi hanno ipotizzato che durante questi incontri segreti fra gli agenti e i capi mafia possa essersi consumato un dialogo dai contorni illeciti. Sembrava un vero e proprio set di un antico western e invece non era altro che la realtà. Una vera e propria sparatoria si è consumata ieri durante il mercatino di Via Paladino nella zona Ceppa a Palermo. Un agguato a tutti gli effetti che aveva il compito di punire due fratelli, Maurizio e Umberto Quartararo, entrambi pregiudicati. I due consanguini stavano di guardia dinanzi alla loro moto ape carica di meloni, in attesa di clienti, quando sono stati raggiunti da due sicari a bordo di uno scooter e coperti integralmente. Il fratello maggiore, Maurizio, è stato colpito all'addome e al volto e ricoverato d'urgenza presso l'ospedale Villa Sofia, in gravissime condizioni. Il secondo fratello, Umberto, è stato invece ferito alla coscia. Nella baraonda generale è rimasta ferita anche una donna di 70 anni, Maria Maniscalco, a causa di un proiettile vagante. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire come mai questi due fratelli, entrambi con precedenti di droga, sono entrati nel mirino dei sicari. Notte all'insegna della rissa nel centro d'accoglienza per extracomunitari San Giorgio di Piana degli Albanesi. I carabinieri hanno infatti tratto in arresto un giovane di nazionalità pakistana. L'uomo in questione, dopo aver avuto una discussione con due connazionali, ha pensato bene di farsi giustizia da sé, sottraendo un bilanciere per i pesi dalla palestra del centro e scagliandosi ferocemente alle spalle dei due connazionali, colpendoli ripetutamente al corpo e alla testa. Grazie al pronto intervento da parte degli operatori del centro, la furia dell'uomo è stata placata. Subito per il pakistano è scattato l'arresto, con il trasporto presso la casa circondariale di Termini Imerese.
più sexy, sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Domenica 12 ottobre alle ore 20:30 il Girasole di Bagheria ospiterà la semifinale de Le Voci del Mare, concorso canoro ideato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS. Tanti talenti che si sfideranno in questa semifinale, ma solo 5 arriveranno negli studi di Canale 8 per la grande finale. Vieni anche tu a trascorrere una serata all'insegna della buona musica e prenotati al 333 2547 333 o su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Semifinale Le Voci del Mare, 12 ottobre, ore 20:30, presso il Girasole di Bagheria, via del Macello 43. Ti aspettiamo. Per tentativo di estorsione ad alcuni VIP del mondo dello spettacolo e dello sport, il giudice di Marsala Roberto Riggio ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa, Giuseppe Aleci, 38 anni di Marsala, presidente e direttore commerciale della Limart Edizioni, e Gaspare Richichi, 30 anni di Bagheria, direttore editoriale della stessa casa editrice. Aleci e Richichi sono stati condannati per tentate estorsioni ai danni di alcuni VIP che sarebbero stati clienti della sexy star Lea Di Leo. A costoro sarebbero state chieste somme di denaro dei 10 ai 40 mila euro per mantenere segreti i loro nomi e gli imbarazzanti particolari dei rapporti sessuali descritti dal libro autobiografico che la Imart avrebbe dovuto stampare. Nel corso del processo Lea Di Leo ha confermato che tra le personalità citate nella bozza del suo libro, mai pubblicato, figurava anche l'ex vicepresidente dell'economia Mario Baldassarre. Per i due imputati il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 2 anni di carcere. Al termine dell'ultima seduta consiliare a Bagheria tenutasi il giorno 30 settembre, sono stati discussi e approvati due importanti punti che erano all'ordine del giorno. Si tratta della determinazione delle categorie e tariffe unitarie componenti la TARI, tributo servizio rifiuti anno 2014, e dell'individuazione dei servizi indispensabili per l'ente. Il Consiglio Comunale ha dunque approvato l'adeguamento della TARI del 5% con 17 voti favorevoli del Movimento 5 Stelle e con i 7 voti contrari dell'opposizione. Stesso risultato per l'approvazione dei servizi indispensabili per l'ente, che conta 17 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti. In merito al tributo sui rifiuti si precisa che l'articolo 251 del decreto legislativo 267/2000 prevede che per gli enti in stato di dissesto si debbano applicare per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti misure tariffarie che assicurino la copertura del 100% complessiva ed integrale del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. Parlando di cifre, per esempio, per abitazioni si avrà un incremento da 3,25 a 3,41 euro. Per attività commerciali si passerà dai 7,98 agli 8,37 euro. Comunque, l'elenco dettagliato di tutte le tariffe è disponibile all'interno del sito del Comune di Bagheria. L'amministrazione comunale di Casteldaccia, anche per l'anno scolastico 2014-2015, ha deciso di mantenere il trasporto pubblico degli alunni pendolari in totale gratuità, predisponendo per tutti coloro che ne fanno richiesta il rimborso dell'intera cifra sostenuta dalle famiglie degli alunni pendolari per l'acquisto del titolo di trasporto. Si sottolinea il fatto che l'ente corrisponde all'intero costo del titolo di trasporto, nonostante la Regione rimborsi al Comune solo il 25% della spesa sostenuta per il trasporto pubblico degli alunni pendolari, gravando quindi esclusivamente sulle casse comunali per il restante 75%. You sexy, sexy dancer.
ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Ficarazzi, come in tutta Italia, si potranno trovare i banchetti dell'Unicef, con le coloratissime tazze dei diritti, con i fumetti della Pimpa, disegnati in esclusiva da Altan. L'iniziativa nel comune ficarazzese sarà curata dall'associazione culturale Le Rane e si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 18.30 presso Piazza Padre Pio, Chiesa Sant'Atanasio. Con un contributo minimo di 10 euro si potranno acquistare le deliziose tazze di uno dei personaggi dei fumetti più amati dai bambini, disegnate in esclusiva da Altan. Il pieghevole, che informa sulla destinazione dei fondi raccolti, il pieghevole sui diritti dei bambini e degli adolescenti colorato dalla presenza della Pimpa, e il contenitore della tazza, che è anche un salvadanaio. La campagna Le tazze della Pimpa per i diritti dei bambini contribuisce a raccogliere fondi per sostenere l'impegno dell'Unicef per la sopravvivenza neonatale e infantile nelle regioni dell'Africa centrale e occidentale, quella che registra tuttora i tassi di mortalità infantile più alti nel mondo. I fondi raccolti serviranno per finanziare l'acquisto di vaccini, zanzariere, sali per la terapia di reidratazione orale, ma anche per realizzare campagne di promozione dell'allattamento al seno, assistenza alla gravidanza e al parto e interventi di educazione sanitaria e nutrizionale. L'assessorato alla cultura del comune di Villabate presenta la seconda edizione della Fiera del Libro, che si terrà il 10, l'11 e il 12 ottobre nei locali della Biblioteca Comunale Salmeri in Piazza della Regione a Villabate. Fittissimo il programma presentato. Sono previste diverse presentazioni di libri e un confronto sulla poesia con poeti siciliani. Un 3 giorni pieni di appuntamenti. Si inizia venerdì 10 ottobre con la presentazione alle ore 9 del libro Santa Rosalia di Sara Favarò, alla presenza dei bambini della scuola elementare di Villabate. A seguire, invece, la stessa autrice presenterà alle classi delle scuole medie del paese il libro Conoscere la Sicilia. Nel pomeriggio vi sarà un incontro tra i poeti ed interverranno molti noti nomi, tra cui Antonio Schiera, Francesco Marsala, Giovanni Dino. Alle ore 21 invece è prevista presso la biblioteca della chiesa di San Giuseppe la presentazione del libro Dalla mafia liberaci signore di padre Cosimo Scordato. Sabato 11 ottobre invece saranno presentati alle ore 9 il libro Politica e sindacato in Sicilia e in Italia dal 1944 al 1970, dove interverrà il dottore e l'autore Agostino Portanova, e alle 16.30 invece sarà il turno di Pio La Torre. Nell'ultima giornata invece saranno presentati 2 libri, Gli amici della vita di Silvia Aiello e Storia della Fidapa in Italia a Palermo. A questa fiera insieme all'amministrazione comunale hanno collaborato anche alcune associazioni, tra cui l'Archè, il Centro Studi Pio La Torre e l'associazione Fidapa. Oggi pomeriggio, a partire dalle 15 a Monte Maggiore Belsito, si celebreranno i 9 ultracentenari del paese, che si ritroveranno davanti a una grande torta in piazza a Roma per festeggiare il compleanno in compagnia del sindaco del comune palermitano. Questo programma è stato offerto da Thank you.
caro saluto agli amici ed amiche che seguono il meteo.it. Previsioni per giovedì 2 ottobre 2014. La perturbazione si sposta al centro e al sud portando nuove piogge e temporali, migliora al nord. Ecco il dettaglio elaborato da il meteo.it. Al nord il tempo migliora decisamente con il ritorno del sole, qualche nube sparsa sulle Alpi e locali foschie mattutine al nord-ovest. Al centro peggiora forte sulle regioni adriatiche con maltempo e temporali diffusi, temporali anche sul Lazio ma più isolati, migliora in Toscana con ultimi piovaschi sulle zone centro-meridionali, piovaschi deboli anche in Sardegna. Al sud tempo che peggiora sulla Puglia con maltempo e temporali diffusi, temporali anche sugli Appennini e poi anche sulla Lucania, peggiora anche sulla Sicilia con temporali sulla Trapanese e Palermitano, poi piogge sparse sul resto dell'isola. I venti soffiano tutti debolmente dai quadranti settentrionali, temperature previste minime che non subiscono particolari variazioni se non locali diminuzioni, esse saranno comprese tra i 14 e i 22 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno ci attendiamo 20-26 gradi al nord, 18-21 gradi al centro e fino a 25 gradi al sud. Il meteo.it vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento e vi ringrazia per averci seguito. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 2 ottobre, si celebrano i santi angeli custodi. Il nome angelo deriva dal latino angelus, a sua volta tratto dal termine greco angelos, il cui significato è messaggero, nunzio. Dice il proverbio: sii deciso e non cocciuto se vuoi essere il benvoluto. Sono nati oggi Gandhi, Sting, Romina Power. Il 2 ottobre 1870, con un plebiscito popolare, anche Roma viene annessa all'Italia Unita. L'anno successivo diventerà capitale e il re Vittorio Emanuele si insedierà al Quirinale. Il 2 ottobre 1925 nasce la TV. L'ingegnere scozzese John Logieburn invia a distanza un'immagine formata da 28 linee. Come soggetto si offre il suo fattorino, che diviene quindi il primo uomo della storia a comparire in televisione. Infine, il 2 ottobre 1950 esce per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi la striscia dei Peanuts di Schultz. Debuttano Charlie Brown e tutti i suoi amici. Ralph Waldo Emerson ha detto: senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 2 ottobre. Ariete, avete conosciuto momenti migliori, ma la felicità sta anche nel sapersi accontentare. In fondo la vostra situazione non è poi delle peggiori. Ciò che vi serve è un po' di riflessione. Avete bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee. Toro, prosegue la fase positiva che vi vede sempre sotto il mantello protettivo della Luna in Capricorno. Siete concreti e propositivi, come piace a voi. Ma non manca anche la giusta dose di buon umore, l'ideale per organizzare un'uscita con gli amici. Gemelli, permane qualche dubbio su come procedere, le vostre incertezze sembrano proprio non volerne sapere di dissiparsi, anche se vi impegnate a fondo. Ma forse è proprio questo il problema, vi state spendendo troppo e denunciate un po' di stanchezza. Cancro, l'opposizione lunare continua a farsi sentire e vi dà del filo da torcere, anche perché vi rende insicuri, indecisi, incapaci di decidere alcunché. Questa condizione di inadeguatezza, per voi decisamente insolita, vi innervosisce oltre misura. Leone, se di recente avete operato qualche cambiamento nella vostra vita, potreste essere assaliti dai dubbi. Non siete più tanto sicuri della scelta fatta, inutile perdere tante energie pensando al passato. Piuttosto, datevi da fare per migliorare il presente. Vergine, la luna serena e socievolissima vi sorride e si dà un grande affare per regalarvi una giornata piacevole e anche poco impegnativa.
L'unico punto dolente di una situazione altrimenti impeccabile sono i rapporti familiari, molto tesi. Bilancia con la luna che dal Capricorno bilancia una problematica quadratura, la giornata sembrerebbe poco favorevole, ma Venere e Giove la risollevano, i due pianeti sono in promettente sestile al segno, potete stare tranquilli e agire in tutta serenità. Scorpione, la luna sempre in luminoso sestile dal Capricorno, oggi fila d'amore e d'accordo anche con Saturno, regalandovi una giornata fluida e serena. Tanta benevolenza planetaria vi regala quasi uno stato di grazia, siete in totale armonia con tutti. Sagittario, giornata di riflessione, dai ritmi lenti e dalle scarse novità, del tutto priva di quelle vivaci emozioni che invece a voi piacciono tanto. Anziché lamentarvi, approfittate di questa fase di stanca per concludere questioni rimaste in sospeso. Capricorno, la luna è ancora nel segno, ma di effetti positivi ne vedrete proprio pochi. Il notturno satellite infatti è ai ferri corti con Urano e Plutone. Che dire, metteteci tutta la pazienza di cui potete disporre, prima o poi la giornata finirà. Acquario, stando a quanto dite, se non fosse che le circostanze vi sono sfavorevoli, potreste mettere in atto quel progetto che coltivate da tempo. Ma la realtà è molto più semplice, il fatto è che, così com'è, la vostra idea non è realizzabile. Pesci, la luna sempre in luminoso e rasserenante sestile del Capricorno, parla di numerose occasioni di incontro e di nuove interessanti conoscenze. Il tutto soprattutto per esigenze di lavoro, ma ci sarà spazio anche per qualche approfondimento.